Io vi porto i saluti del Consiglio Nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia, che è un'associazione la più vecchia esistente in Italia di beni culturali e archeologia. Abbiamo fatto l'anno scorso 50 anni di attività, e del Comitato Regionale Umbro Marchigiano, appunto dei gruppi archeologici, che siamo riusciti un paio di anni fa, grazie a Davide e a Tonino Ciarapalà, più altri soci che ringrazio tutti, a organizzare questo gruppo qui dell'Alta Vallesina. Era una zona per noi un po' scoperta, ma non avremmo mai immaginato che dopo 2 anni di attività fossero giunti, diciamo, a un così alto livello culturale di attività e di coinvolgimento per la cittadinanza. Faccio pienamente i complimenti, anche e soprattutto per l'altra iniziativa che è stata portata avanti per la musealizzazione della Prima Guerra Mondiale, veramente una cosa interessante, e vedo anche abbastanza, diciamo, sentita e recepita sia dagli amministratori che dalla cittadinanza. E io posso dirvi questo: noi organizzeremo come Gruppi Archeologici d'Italia il 29 maggio a Fabriano un workshop dell'Italia centrale sul cammino europeo dei Longobardi. È un progetto europeo, appunto, che coinvolge 9 nazioni, e Cerreto Desi rientra pienamente in quello che è il periodo storico longobardo, e quindi ci sentiremo prossimamente con l'assessore, con la quale ho appena annunciato che ci dovremo sentire più avanti, appunto in preparazione di questo workshop del 29 maggio. Vi faccio i miei pieni complimenti all'associazione, vi ringrazio e buon lavoro.